Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Come lei, e che poi qualche cosa è cambiato, e che anzi questo è stato uno dei motivi per cui alla fine la vostra storia è finita. Che cosa è successo? Ma sul piano personale credo sia successo quello che succede quasi a tutte le coppie che finiscono: quando non si va più d'accordo è importante dividere le strade, con tutto il rispetto del caso. Nei confronti di Silvio Berlusconi mi lega un sentimento felice che è indelebile. Quello che ho sempre riconosciuto in lui è una forte attrazione verso la libertà. L'ho sempre riconosciuto come un liberale che non ha mai fatto alcun tipo di riferimento politico nostalgico, ci mancherebbe altro, riguardo al fascismo, tantomeno posizioni politiche omofobe. Mi ha sempre molto sorpreso il fatto di essere alleato di due partiti, da una parte con una nostalgia per la grande maggioranza degli eletti di Fratelli d'Italia, una nostalgia fascista, dall'altra troviamo Salvini che di esternazioni fasciste, di esternazioni razziste ne ha fatte tantissime. Sono sempre stata in contrasto con Berlusconi rispetto ai suoi alleati, e le nostre discussioni erano spesso accese, per cui poi anche per questo motivo la nostra relazione è finita. Ma da qui a considerare Berlusconi vicino agli ideali sovranisti riguardo l'omosessualità, francamente non me la sento nella maniera più assoluta. Berlusconi è sempre stato un liberale, diversamente facevo proprio fatica a votarlo, oltre che diventare la sua compagna. Alessandro Sallusti, tu hai...